giorno, ancora c'è poca luce, ragazzi. Sono le 7 del mattino, ma oggi stenta a venire chiaro. Ragazzi, sembra che stia andando bene. Sto barlotta un po', qui sono passate le lumache, peccato. Pressare. Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in faggeta pura, schietta, siamo intorno ai 1400 di altitudine sul livello del mare. Come ho detto, siamo in faggeta, quindi ci dedichiamo alla ricerca di Boletus sedulis e Boletus spinicola. Seguitemi in questa avventura e speriamo che la via bendata ci porti tanta fortuna. A dopo. Ci sono i cani in lontananza. Guardate un po' qui alla base di questo faggio cosa c'è. Mamma mia, che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. Oh, bla 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 bla. Che spettacolo. Guardate qui cosa c'è. Parlo piano perché c'è un po' di gente. Altro giro, altro regalo. Un bel edulis ci viene a fare compagnia. Bello, ragazzi, ci siamo. Qui cosa c'è? Oh, che bel ritrovamento, ragazzi, che bellissimo edulis. Guardate qui che edulis è spettacolare. Guardate. Wow. Meraviglioso. Spettacolo. Devo dire che questo tratto di bosco che ha cambiato completamente aspetto, è proprio il bello di avventurarsi in mezzo alla natura che ci regala emozioni, perché possiamo trovare, cambiando solo che un versante, cambiare completamente il nostro habitat. È il bello di andare a funghi questo. Sento vociare da tutte le parti, c'è veramente una quantità di persone incredibili. Ora vi faccio vedere un piccolo edulis che ho appena trovato qua, dietro dei faggi e vicino un'apertura. Ora lo mostro subito. Guardatelo qui. Bombolotto. Oh, spettacolo. Là mi pare di vedere un fungo. Sarà lui? Sì, 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 che è lui. Guardate che meraviglia. Oh,
che spettacolo, gli facevo una foto, eh. Parlo piano, mi dispiace. Vorrei parlare più forte, ma ripeto, c'è gente. Oh, che profumo, ragazzi. Ragazzi, col bastone ho scoperto un motto di terra, di foglie, scusate, e ho visto che sotto c'è un bel bambino, anzi, una bella copiola. Peccato, rosicchiato dalle lumache. Vabbè. Guarda, avete visto una balletta nascosta, pare più grande il gambo che il cappello. Che meraviglia, ragazzi, bellissima. Un bel bambino. Ragazzi, i dulcis meravigliosi, niente da dire, nulla da dire. C'è un sacco di persone e mi tocca andare nelle rive più ripide per trovare qualche bambino massiccio. Ci dedichiamo, va. Cosa c'è qui sotto? Un bel bombolotto. Voilà. Spettacolo. Cappello mangiato, ma mega gambo, ragazzi. Guardate che peccato. Ma guarda qui che gambo. E vabbè, si prende quel che dà natura. Ciò che natura regala, noi prendiamo. Allora, mi sono spostato in una zona un pochino più ripida, più brutta. Mi sono allontanato dalle persone perché ce n'è veramente una quantità mostruosa. Non avevo mai vista così tanta. Ogni anno dico che non ho mai visto così tanta gente e ogni anno aumenta sempre di più. Sembrava quei film quando fanno vedere che si è disperso uno e fanno la battuta per ritrovarlo. Uguale. Ogni 3 secondi incontri una persona, una cosa esagerata. Vabbè, comunque sono venuto nel brutto e ho avuto una bella sorpresa che la voglio condividere con voi, ve la faccio vedere subito. C'è il nostro fedele ruscelletto e poi qui troviamo un bellissimo Edulis. Uno. Due e tre. Ora li raccogliamo. Questo è uno scampolone, ma porca miseria, che gambo. Peccato che sia così rosicchiato. Vediamo questo. Che gambo, ragazzi, che bestia. Vabbè, dai,
il raccolto sta iniziando a essere importante. Allora, ho appena accavato questi tre, vedete che ho lasciato i funghi puliti, ho pulito i funghi, e come giro la testa per guardare verso, come vi ho fatto vedere prima, l'uscello, là intravedo qualcosa, ma sarà lui. Se lui è spettacolare. Sì, è lui, è lui. È lui, è lui. È lui, è lui. Oh, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Che meraviglia. Oh. Spettacolo. Meraviglia, bellissima. Mamma mia, che meraviglia. Il ruscello paga sempre, ricordiamocelo, paga sempre. Guardate che bel bambino. Oh, mamma mia, che bello, ragazzi. Massiccio. Sanissimi. Il bacio della fortuna. Baciamo sempre i funghi, eh. Che bomba. Che bombazza. Il macine è tornato. Sto risalendo questa spalla e mi ritrovo proprio davanti, do una facciata contro questo bellissimo Edulis. Oh, che meraviglia. Basta allontanarsi un po' dalle persone, i funghi escono, anche perché quando c'è troppa gente chiaramente i funghi si dividono. Dai, andiamo avanti. In questa riva c'è un fungo sdraiato, un sdraiatino, eilala, eccolo qui, uno sdraiato. Ragazzi, vi faccio vedere un fungo che vedo lontano, una pietra, ragazzi, e l'ha piantato, lo vedete? Che meraviglia. Mamma mia, come è piantato nel terreno, una pietra, un fungo che è una pietra. Ah, che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Guardate qua, oh, che fungo, ragazzi, e lì ne vedo un altro. Aspettate, chiudiamo il buco, prendiamo i bacchi. E la vedo qualcos'altro. Oh, questo è dipinto, eh. Questo è dipinto. Oh. Sono due. Sono una bella coppiola. Guardate qui che meraviglia. Wow. Grande qualità, ragazzi, grande qualità. Salvaguardiamo sempre le nostre fungaie, copriamo i buchi, non lasciamo buchi, ok? Così si conserva il micelio sotto. Cose che capitano, cioè, qua che c'è passato veramente un mare di persone, un mare, guardate cosa hanno lasciato. Cosa si sono dimenticati? Cosa si sono dimenticati? Corrono come delle vippe. E questi li lasciano al macina. E a tutti voi, cari amici che mi seguite,
Questi sono dedicati tutti a voi, veramente con tutto il cuore. Altro giro, altro regalo, una bombazza massicissima. Oh, che meraviglia, che perfezione, ragazzi, che perfezione. Veramente bellissimi. Belli, belli, belli. Fantastici. Che fiatone, ragazzi. Che scarpinata. Lì vedo un rigonfio. Può darsi che facciamo anche cilecca, non lo so. Sono sincero, non l'ho ancora guardato. Oh, sì, sì. È lui. Oh, che pigna, ragazzi. Che pigna. Porca miseria. Che bazooka, guardate qui che pigna, che bambino, un bel mostrellino. Ora lo puliamo e lo buttiamo dentro gli altri assieme. Bene, cari amici, siamo giunti alla fine di questa battuta, che diciamo che per la grande quantità di persone che ho incontrato è andata fin troppo bene. Ho giocato sul recupero, ho dovuto comunque battere zone dove la gente comunque cercava di non andare perché magari era un po' più scoscesa. Ho battuto i corsi d'acqua, insomma, mi sono comunque prodigato per mostrarvi chiaramente dei bei funghi. Sono felice per tutti voi che mi avete tenuto comunque compagnia, vi ringrazio tantissimo e come ogni volta vi faccio vedere i funghi che ho raccolto. Sono tutti Boletus seduli, spinicola neanche uno. Ora ve li mostro subito, magari per i pinicola ci sarà tempo per le prossime battute. Allora, questo è tutto il raccolto. Come vedete, tutta roba di nascita, tutti Boletus sedulis, fantastici. Un bel numero. E che dire? Sono contento perché, ripeto, non ho trovato le condizioni ideali perché c'era comunque tanta gente, ma ci siamo difesi bene, 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 dai, non ci possiamo lamentare. Ok, i funghi ve l'ho mostrati, sono veramente felice, mi ripeto nuovamente perché non avrei comunque scommesso un euro che fosse finita così oggi, proprio perché c'era veramente, credetemi, migliaia di persone, non ho mai visto così tanta gente nei boschi. Vabbè, se vi è piaciuto il video, chiaramente non mettete un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi, chiedo scusa se mi sono assentato per un paio di mesi, ma ho avuto problemi familiari e quindi non ho potuto fare video per deliziare le vostre giornate. Vi abbraccio forte, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi. Ciao da Macinator e dal mondo di Fungomagia. Ciao ciao.